anche a casa stanno aspettando la ricetta di Don Domenico e quindi iniziamo cioè subito. Il dolce di Sant'Andrea. Il dolce di Sant'Andrea. Come si fa? Con le uova? Iniziamo subito con le uova e lo zucchero. 4 uova e 200 grammi di zucchero. Perché si chiama dolce di Sant'Andrea? Perché intanto questi limoni che noi utilizzeremo provengono dalla costiera amalfitana. Ah, quindi Sant'Andrea viene venerato molto ad Amalfi. Molto ad Amalfi, sì, sì. Ma in tutta la costiera. Bene. Viene, quindi si festeggia il 30 novembre. Quando è il giorno di Sant'Andrea? Il 30 novembre è il giorno della morte di Sant'Andrea. Sì, no? Benissimo. Allora, quindi un dolce dedicato a Sant'Andrea con dei buonissimi limoni, se li avete, della costiera amalfitana. Lavoriamo lo zucchero con 4 uova. Io ho già preparato il limone, Don Domenico, perché a me piace tantissimo. Sì. Cosa aggiungo? La farina? Sì, la farina. La farina sono 250 grammi di farina, sì. 00. E non dimentichiamo che andrebbe bene anche un po' di scorza di limone. E la scorza, avete ragione. Ci mettiamo anche la scorza, perché sennò che dolce di Sant'Andrea è senza limone in tutte le vesti? Che ne dite, assaggiatrici? Da me non è proprio un dolce. A Santa Lucia, che è il 13 dicembre, sì? Si fa un grano cotto, si mette a bagno la sera del 12 e deve cuocere praticamente tutta la notte. Poi si copre questa pentola e l'indomani il pentolone è stracolmo e quindi è abbondanza. E poi si distribuisce amici, parenti, perché è sinonimo proprio di abbondanza. E si può mangiare o con le scorzette di limone o col miele o con lo zucchero. Ma che bello! Sì, non lo conoscevo. Sì. E come si chiama questo dolce? Non è proprio dolce, si chiama il grano di Santa Lucia. Il grano di Santa Lucia? Sì, in Basilicata. E da te, Sandra? Da noi facciamo per San Giuseppe delle frittelline di riso dolci. Alcuni ci aggiungono dell'uvetta, alcuni pinoli, alcuni la crema, però la base è riso cotto nel latte e poi queste frittelline fritte che vengono fuori, sono morbidissime e buone, si fanno in quell'occasione. Vedi, quindi ogni regione, ogni paese ha la sua ricetta tradizionale. Io ho aggiunto anche un bicchiere di olio di semi, aggiungiamo il latte, quindi un bicchiere di latte intero e poi, Don Domenico... Poi aggiungiamo il lievito. Il lievito. Sì, e la basta. Fecola, mi sembra. Ah, è la fecola, ce l'avevamo dimenticata, sono 150 grammi di fecola di patate. Ecco qui, quindi diciamo che il dolce a questo punto è pronto, basta solo amalgamare. E il limone, Don Domenico! Il limone, certo! Questo è il dolce di Sant'Andrea, lo metto, eh? Sì, sì. Ecco, benissimo. E avete fatto qualche variazione al dolce tradizionale? Per esempio, a me piace tanto la buccia del limone. La buccia del limone, la fecola che avete aggiunto. Allora, mettiamo quindi in una teglia con carta forno, imburrata o infarinata, come volete, e inforniamo a che temperatura e per quanto tempo? A 180 gradi per 40 minuti. 180 gradi, 40 minuti e, signore assaggiatrici, gusteremo questo dolce al limone di Sant'Andrea. Io non vedo l'ora, viene soffice, spumoso, bravo Don Domenico. Allora informiamo, mettiamo un po' di ordine in questa cucina, Don Domenico, facciamo sempre queste figure con gli ospiti in arrivo, perché adesso andiamo a sentire cosa ci suggerisce la nostra musica.